Ecco, parlando di attualità, insomma, i sindaci sono ancora un po' preoccupati dell'eventualità di un taglio delle risorse. È vero che nella manovra non c'è la possibilità che si torni al patto di stabilità post-Covid. No, nella manovra si cercherà di attuare nel modo più sensato possibile quelle che sono anche le nuove regole europee. Poi io non è che mi diverto a tagliare, lo faccio nell'interesse generale. E quindi, come abbiamo fatto, abbiamo dimostrato in questi 2 anni, con grande senso di responsabilità cercheremo di fare l'interesse generale e l'interesse del Paese. In questi 2 anni penso che l'Italia abbia scalato un po' lo standing di reputazione a livello mondiale. Ci prendiamo un po' il merito anche noi, insomma. E cosa sta spingendo forte in queste ore la campagna per il referendum sull'autonomia? Oltre, insomma, 500.000 di firme, è a rischio la riforma oppure no? In democrazia il popolo ha sempre ragione, quindi sono gli strumenti previsti dalla Costituzione. Il processo va avanti, è già successo anche in passato, alcune riforme sono state bocciate, altre sono state confermate, e quindi tutto normale, mi sembra.